Buonasera, dunque questa è la lezione che ho fatto lunedì scorso in cui abbiamo discusso come fare il baking, quindi la cottura, con Cycles in Blender. La tecnica implica che ho fatto vedere una cosa molto semplice in cui ho preso un cubo che poi ho trasformato in sfera, l'ho adagiato su un piano, sul piano ho messo un'immagine, poi ho fatto dei materiali in modo tale che la sfera risultante riflettesse l'immagine che abbiamo messo sotto. Okay? In questo modo riusciamo a produrre degli effetti anche abbastanza sofisticati. Con tecniche analoghe si possono ottenere degli effetti di doratura o comunque degli specchi, insomma delle cose interessanti. E il tutto poi si può riportare su Second Life con le tecniche che già conosciamo, cioè con l'export del punto DAE, del collada, dell'immagine cotta e così via. Allora andiamo con ordine, quindi cosa facciamo? Abbiamo il cubo originale, questo cubo originale lo trasformiamo col subsurf, tecnica subsurf, avevo forse detto che si può fare control 1, 2, 3 per fare i vari livelli, facciamo CTRL 3, quindi selezioniamo ovviamente, CTRL 3 e vedete che diventa una bellissima sfera. Ok? Allora, la sfera, come ho detto a lezione, ci sono anche altri sistemi per fare le sfere, ma questa sfera ha il vantaggio di avere tutti i quadrati disposti in maniera ottima per la testurizzazione. Ok? Ricordiamoci poi di fare ancora lo smooth perché così diventa carina. Abbiamo 386 vertici, va bene. E poi qui cosa facciamo? Aggiungiamo Shift A e lo piano. Ah, ecco, solo una cosa a lezione, avevo detto se per caso non eravate perfettamente allineati, quindi magari avete cliccato da qualche parte. Quando inserite il piano vi viene in un posto non allineato, quindi conviene mettere il cursore al centro. Il cursore al centro ci sono vari sistemi, quindi snap cursor to selected o cursor to center. Quindi cursor to selected prende il cursore e lo mette al centro dell'oggetto, che è abbastanza comodo. Facciamo Shift A e inseriamo un piano. Facciamolo abbastanza largo, sto piano, e poi dobbiamo fare in modo tale che quindi lo abbassiamo, vedete? Eventualmente lo possiamo anche mettere alle coordinate 0, 0, 0. Ok. La sfera la vorremmo magari proprio adagiata sul piano e lo facciamo con la tecnica del calamite. Quindi selezioniamo la nostra sfera col tasto destro. Abilitiamo la calamita sulla faccia e poi spostiamo con la Z, il verde, e possiamo, vedete, alzarla, abbassarla. E se invece siamo in prossimità del piano, vedete che la sfera si adagia esattamente sopra. Quindi adesso la sfera è perfettamente appoggiata sul piano. Poi, cosa facciamo? Allora, anzitutto ricordiamoci che stiamo spiegando il Cycles, quindi spostiamoci in Cycles e poi facciamo la solita storia in cui adesso ho fatto T per togliere la parte di sinistra, dividiamo in due e poi da sotto dividiamo ancora in due e qui ci mettiamo la UV Image Editor e qui ci metteremo la texture. O vedremo anche le UV map, le scuciture che facciamo, e sopra ci mettiamo il Node Editor. Ok, mettiamolo grosso, così adesso ci vediamo qualcosa. Allora, la prima cosa che faremo è metteremo un'immagine sul piano. Per mettere un'immagine sul piano, la tecnica più semplice è quella di selezionare il piano. Poi andiamo col tab in Edit Mode e facciamo una UV Map, basta fare U e poi premiamo Unwrap. Vedete che abbiamo, questa è una tipica Unwrap,
che si può fare sul piano. Ok? Quindi qui dobbiamo metterci un'immagine, quindi andiamo sul materiale. Sul materiale vedete che non abbiamo il materiale, facciamo new e abbiamo questo che al momento, questo qui sarà semplice, praticamente non lo useremo molto perché per mettere un'immagine andiamo semplicemente qui sul pallino a fianco di color, metteremo, qui ci sarà il image texture, ok? Vedete che qui sono comparsi dei nodi, cioè praticamente c'è l'immagine. L'immagine qui possiamo aprirla sia qua che qua e andiamo a aprire l'immagine che abbiamo precedentemente scaricato. Ora, l'immagine tipicamente le possiamo cercare. Alcune immagini che servono per fare i riflessi sono quelle immagini che si chiamano HDR, cioè immagini ad alta, diciamo, contrasto di colori. Allora, queste immagini sono molto spesso a pagamento, ma ci sono anche degli archivi di immagini gratuite e ce ne sono parecchie, insomma, che possono essere interessanti, oppure semplicemente andiamo in Images e troviamo qualcuna che sia di vostro gradimento, per esempio questa, quella. Io ne ho scaricate un paio, le ho messe sotto il desktop. E sotto il desktop vedete che ho per esempio questa immagine del sole che tramonta, quindi la seleziono semplicemente e vedete che ho aperto l'immagine, quindi questa immagine è stata associata al piano. Però non la vedo, come faccio a vederla in realtà? Qui la cosa più semplice è quella di andare in modalità rendered e vedete che la modalità render mi fa vedere l'immagine sul piano. Però poi noterete che è un pochino scura questa immagine, no? Quindi come faccio per vederla un pochino più brillante? Visto che l'immagine dipende dalle luci che sono usate, nella scena sappiamo che c'è una luce. La luce sarebbe questa, che potete selezionare anche da qua con la lamp. Selezionando la luce, qui gli dite anche sulla luce Use Nodes e poi il problema qua è che l'intensità della luce di default 100 che non va tanto bene. Allora qua cosa facciamo? Ci mettiamo in Rendered così vediamo l'immagine. Al posto di 1000 ci mettiamo per esempio 4000 che è già una bella luce, vedete che diventa automaticamente molto più brillante. Ok? Allora a questo punto l'immagine è stata appoggiata sul piano. Quello che vogliamo fare adesso è di prendere questa sfera e di farla diventare un pochino riflettente. Come faccio a farla diventare riflettente? Innanzitutto la seleziono, questo era un cubo, quindi faccio doppio clic, così la chiamiamo sfera, che è un pochino più semplice da ricordarsi. Quindi una volta selezionata la sfera, bisogna andare a fare l'UV map, quindi edit mode della sfera. Si capisce un po' meglio se siamo in solid. Vedete che è selezionato. Ecco, la sfera in realtà abbiamo visto che essendo originata da un cubo me la fa vedere in questo modo. Quindi prima di proseguire conviene andare in object mode della sfera e nei modificatori si applica il modificatore. In questo modo, quando andiamo in Edit Mode, vedete che la sfera è proprio una sfera e quindi diventa anche abbastanza facile. Allora, come facciamo a fare l'UV map di questa sfera? Premiamo U e facciamo, proviamo a vedere se siamo fortunati, la Sphere Projection. Dunque, la sphere projection, però, sphere projection, ricordiamo che c'ha le sue descrizioni qua, non so se l'abbiamo vista. Facciamo align to object, così ce la allinea tutta, poi facciamo clip to bounce. A lezione ho fatto vedere un altro modo di fare la sfera, ma questo è un esempio leggermente più complesso, ma come vedete che copre
abbastanza fedelmente tutta la sfera, no? Altrimenti all'inizio abbiamo visto una cosa più semplice, però qualunque, possiamo anche vedere quello che abbiamo fatto a lezione, che è stato quello di fare sempre U, e poi forse, se non mi ricordo male, abbiamo fatto qualcosa tipo, forse addirittura la cube projection, che però in questo caso non è andata molto bene perché l'ha fatta così. Vabbè, forse l'avevamo fatta quando ancora era in c'era il modificatore sopra cubico. Comunque, possiamo ripartire con questa sphere projection che abbiamo visto. Ok, magari così, va benissimo questa UV map. Ok, una volta che abbiamo l'UV map, dobbiamo anche ricordarci di creare un'immagine su cui vogliamo poi fare il baking dell'oggetto, ma questo lo vediamo magari fra un attimo. Comunque, l'importante è che abbiamo fatto l'UV map e ora andiamo nella sezione dei materiali. Quindi, per andare sui materiali, qui possiamo anche tornare in Object Mode. Vediamo lo rendered, vedete che adesso non c'è nessun materiale applicato. Andiamo nella opzione dei materiali, qui c'è un materiale, questo materiale lo facciamo con i nodi. Con i nodi vedete che abbiamo due nodi, no? Bianco, un diffuse che è bianco, quindi questa sfera è fondamentalmente bianca, ma noi vogliamo farla riflettente. Quindi per farla riflettente ci sono due modi, ma il più semplice è quello di cliccare su diffuse e poi scegliere glossy. Glossy vuol dire che riflette. E vedete che abbiamo una splendida sfera riflettente che riflette quello che c'è sotto. Okay? E riflette con un colore di partenza bianco. Quindi vedete che sta facendo appunto una riflessione in questo senso. Ed è B, se qui ci fossero altri oggetti, rifletterebbe anche gli altri oggetti. Quindi se noi qua cliccassimo e poi facciamo Shift A e gli mettiamo un cubo, poi G, Z e ce lo spostiamo, vedete che anche il cubo viene riflesso nella parte di sopra. Quindi questo fa tutto questo lavoro, no? Di riflessione. Del cubo sopra, eccetera. Allora, qui adesso ho usato 10 samples per fare la sfera, quindi se noi facciamo F12 ci fa vedere un po' come verrebbe, vedete che viene un pochino zigrinata. Questo zigrinamento vuol dire che sta usando 10, è abbastanza poco, no? Per fare il rendering. Poi adesso tra un po' vediamo come cambiare il numero di samples in modo da ottenere un rendering migliore. Però nel frattempo torniamo alla nostra, diciamo, sfera qua e andiamo, quindi abbiamo visto che c'è il glossy, che c'è questo, diciamo che vogliamo, quindi andiamo, dunque, non ce l'abbiamo l'immagine. Quindi dobbiamo creare un'immagine nuova, quindi facciamo un image, anzi magari facciamo così, torniamo in edit mode della sfera. Quindi edit mode, vedete che qui abbiamo fondamentalmente l'UV map. Però su questa UV map che ci servirà per stamparci sopra un po' tutti i riflessi, facciamo una nuova immagine, immagine senza trasparenza, la chiamiamo bucket, l'immagine di cottura, e poi qui creiamo questa immagine che inizialmente è nera. Questa immagine è baked. Ok. Allora, torniamo al nostro Node Editor. Node Editor abbiamo visto che ha due nodi, glossy, vuol dire riflettente, e poi butta sulla surface. Qui facciamo le cose sempre molto molto semplici. Per riuscire a fare il baking occorre creare
una image texture. Quindi prendiamo l'image texture qua, non la colleghiamo da nessuna parte, ma ci accertiamo che sia selezionata, cioè che abbia il bordo arancio. E a quel punto lì, gli mettiamo l'immagine su cui vogliamo fare il baking, che è baked. Vedete che a questo punto baked è questa immagine nera originalmente. Ok, ora abbiamo detto che il baking è quella che è nera, ma ovviamente dobbiamo fare il baking, non c'è. Quindi andiamo qui dove abbiamo la macchina fotografica e qui abbiamo in fondo proprio l'opzione di baking. Clicchiamo il baking e abbiamo il bake combined che cliccandolo fa partire, vedete, texture bake e quindi si mette a fare il baking della nostra immagine. Quindi se noi facciamo adesso tab, vedete che lui ha fatto il baking seguendo un po' tutte le luci e le ombre. E questa immagine effettivamente è quella che possiamo andare a scaricare su Second Life oppure su OpenSea, insomma, dove ci viene meglio. Avevo detto prima che adesso sta usando un rendering su 10. Questo rendering lo vediamo qua in sampling 10 10. Se noi volessimo, vedete che ci sono l'immagine c'ha un po' di grana. Se volessimo spa far sparire la grana, una delle possibilità è quella di aumentare i samples del render a un valore abbastanza alto. Mettiamo ad esempio 100, così vi faccio vedere la differenza, ok? Avendo fatto 100, ricordate che prima ci ha impiegato pochi secondi a fare il render, no? Il baking. Adesso possiamo ripetere il baking, però con 100, e con 100 se facciamo il baking vedremo che è estremamente più lento, perché vedete che va molto piano, perché deve calcolare un'immagine con una qualità molto più alta. Quindi adesso questo lo facciamo in tempo reale e magari mentre lui va in tempo reale andiamo su OpenSim. O anche su Second Life Beta. Andiamo un attimo di. Tanto lui adesso ci impiegherà un minutino, forse anche di più. Infatti il baking, quando uno vuole fare un baking di elevata qualità, ci impiega parecchio tempo, anche se oltre un certo limite, se volete portare su Second Life non ne vale neanche la pena, perché il massimo è 1024x1024. Quindi andiamo in Second Life Beta e proviamo a entrare. Ok, vedete che qua mi dice a che punto è arrivato del baking, che è abbastanza avanti. Ok, ha finito, però entriamo anche. Allora, intanto che lui sta entrando di là, noi vedete che abbiamo questa immagine, che vedete che a questo punto è molto più definita di prima e non c'ha praticamente granularità, però ci ha impiegato quel tempo che avete visto. Quindi, come fa? E qui vedete che c'è anche il cubo famoso che abbiamo estrapolato. Come facciamo a esportare questa sfera in Second Life? Semplicemente la selezioniamo sfera, facciamo File, Export, Collada, selezioniamo il preset SL più OpenSim Static e qui facciamo sotto, lo mettiamo sotto desktop, mettiamo sotto desktop e qui lo chiamiamo sfera. Sfera 2.dae e poi ricordiamoci che salviamo anche l'immagine, quindi save as image, lo mettiamo sempre in desktop e qui chiamiamola sfera 2 baked. Ok? Quindi una volta che siamo in Second Life qua siamo probabilmente in una, forse ero già in una sandbox, esatto. Qui
quindi mi sposto in un punto. Qui qualcuno aveva costruito. Ok. Quindi qui cosa facciamo? Importiamo il nostro oggetto. Quindi andiamo in build, upload, mesh model. Sul desktop vedete che c'è sfera 2. La carichiamo, vedete che c'è questa bellissima sfera. Texture non la trova, ma questa facciamo, chiamiamola sfera 2. Vediamo i vari load, quindi questa da vicino si vede così, da un pochino meno vicino comincia a peggiorare un pochino e così via. Se prendete da lontano diventa sempre più brutta la sfera, ok? Ma noi va bene così, la prendiamo così, facciamo, calcoliamo pesi e tasse. Qui sono 11, ma su Second Life Beta non costa niente, facciamo l'upload della sfera 2. Perfetto. Abbiamo pagato 11 linden dollari e ce la troviamo qua, sfera 2. Quindi la selezioniamo e vedete che c'è questo oggettino che occupa un prim. Bene, ora dobbiamo ancora uploadare l'immagine, quindi image. E l'immagine, prendiamo l'immagine baked, la carichiamo, sfera 2 baked, upload, altri 10 linden dollari e questa è l'immagine che abbiamo caricato. Questa immagine basta spostarla sulla sfera e vedete che lui ci ha praticamente spostato sulla sfera esattamente quello che abbiamo ottenuto dall'altra parte. Ora qui in realtà l'immagine è un pochino scura, un pochino grigia. Avessimo messo anche delle altre luci che la illuminavano meglio, avremmo ridotto insomma la sensazione, quindi tutto molto da studiare, però sicuramente stiamo vedendo. Ah, qui ci dice che praticamente c'è anche una, un piccolo difetto che non ho capito perché lo fa, questa striscia dietro. Devo indagare perché l'ha fatto. Magari con altre UV map non compare. E poi vabbè, qui si lavora insomma e si può ottenere altri effetti, tipo anche avevo suggerito di mettere un briciolo di shininess comunque, insomma che la rende un pochino più realistica. Ok? Vedete, adesso tra l'altro ecco una cosa che per evitare dunque questo effetto che è un pochino, insomma, così possiamo fare invece di mettergli 0 di Rogers che fa proprio lo specchio, a lezione vi ho messo un numero, basta anche un numero piccolo, 01, vedete che si comporta in maniera, cioè praticamente cerca di simulare le cose in maniera tale da sembrare tipo metallico, quindi è già meglio. L'effetto specchio viene ammorbidito parecchio, ok. Magari ecco, ci mettiamo anche un colore, quindi ci aggiungiamo oltre ai glossy, ci mettiamo anche un altro. Ecco, questa cosa qui a lezione non l'abbiamo fatta vedere, ma possiamo aggiungere un nodo, uno shader di tipo diffuse che indica il colore, quindi magari se, per dire, se vogliamo fare una roba, qualche cosa dorato, prendiamo una cosa tipo che dà sull'arancio. Ok. E poi dobbiamo unirlo al glossy. E per unirlo qui facciamo una cosa un pochino complicata, nel senso che prendiamo il mix. Il mix serve praticamente per miscelare insieme degli shader.
E vedete che abbiamo ottenuto praticamente un qualche cosa. Quindi magari questo cubo qui lo cancelliamo. Quindi rimane praticamente soltanto lo shader fatto così. Okay? Quindi si vedete che si vede un po' lo sfondo sotto, che però rimane un pochino indistinto. Ne potremmo poi mettere comunque altre cose. Qui diventa complicato a piacere, però possiamo ripetere il baking e magari, ecco, giusto per farlo un pochino più veloce, facciamo solo 50 anziché 100 e ripetiamo il baking qua. Quindi facciamo bake. Quindi sarà ancora un po' lento, ma dovrebbe essere il doppio, almeno più veloce di prima. Qui ci ha impiegato 2 minuti, adesso dovrebbe impiegarci. Magari solo 1 minutino. Quindi da qua poi cosa facciamo? Lo tiriamo e vedete che sta già quasi finendo, quindi è già arrivato a oltre metà. Ecco, in questo caso, se non cambio la UV, ma ho cambiato soltanto il baking, devo semplicemente sostituire in Second Life il baking corrispondente, questo qui, no? Quindi prendiamo questa immagine, che vedete che è leggermente meno definita di prima, la salviamo, quindi Save as Image, e la chiamiamo Sfera 2 Baked versione 2. Okay. L'andiamo a tirare su qua, quindi build upload image, prendiamo la versione 2, vedete che adesso è un pochino più luminosa di sopra. Ok, quindi a questo punto se l'andiamo a sostituire, vedete che otteniamo un effetto. Allora, qui c'è sempre questo problemino qua, che adesso andiamo poi, magari farò poi un'altra prova. Eventualmente faremo un unwrap diverso, magari lo facciamo anche on the fly. Ecco, quando si cambia poi l'unwrap, occorre ricaricare il collada. Quindi facciamo così, oltre che l'immagine che cambia. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la nostra sfera, andiamo in Edit Mode, questo era il nostro unwrap, e facciamo U e facciamo un bel reset, ok? In modo tale da resettare l'unwrap. E poi proviamo a fare, proviamo a vedere un unwrap. Dunque, Smart UV Project, vediamo un po' cosa ci fa lo Smart UV Project. Ecco, ah sì, questo qui è quello che avevo fatto a lezione, lo Smart UV Project, che se non vado errato dovrebbe creare meno artefatti, cioè meno stranezze di come abbiamo visto che purtroppo a volte gli UV map possono produrre. Ok, allora ripetiamo. Mettiamoci in object mode, ripetiamo il baking di questa cosa qua, quindi facciamo bake, quindi lui ci impiega il solito minutino, vedete che lo sta facendo, abbastanza rapido. Dato che fa il bake possiamo anche selezionare la sfera e vedere se riusciamo a esportarla. Dunque, nel desktop la chiamiamo Sfera 2 secondo UV Map. Ok? E vedete che ci ha fatto l'immagine che ci interessava. Facciamo Save as Image, facciamo Sfera 2 Baked version 2 version 3. Ok, allora adesso qui dobbiamo tirarla su e
tutti e due i modelli, quindi facciamo build, upload, mesh, secondo UV map, abbiamo detto sfera, secondo UV map, calcoliamo e poi ok, sfera secondo VMAP, eccola qui. Poi facciamo il build, upload, image e prendiamo questa immagine fatta con la seconda VMAP, uploadiamo. Abbiamo la terza versione, a questo punto la possiamo scaricare e se non mi ricordo male in questo modo dovrebbe comportarsi meglio rispetto a prima. Infatti non ci sono degli evidenti artefatti. Quelle cose che vedete, dunque shininess, li mettiamo. Quelle cose che vedete qui sui bordi sono dovute al fatto che cioè abbiamo usato pochi vertici, questo quindi è una sfera fatta, una sfera finta in realtà, che occupa pochissimi vertici. Bisognerebbe probabilmente, se si vuole evitare questo tipo di zigrinature nei riflessi, poi tra l'altro basta, vedete, questa qui in realtà vedete che è la parte di zigrinatura che si è fatta direttamente mentre si faceva la texture, quindi probabilmente bisogna poi usare appunto probabilmente più facce e l'effetto si dovrebbe vedere direttamente da qua, cioè fare in modo tale che avendo più facce qua queste zigrinature dovrebbero diventare un po' più uniformi. Ok, ed eventualmente intanto la cosa interessante è che si può anche cercare di farlo senza aumentare il numero di facce vere, cioè quelle trasportate in Second Life, cioè si possono moltiplicare e poi lavorarci sopra. Comunque il risultato finale è questo. Ora, solo una cosa volevo farvi notare: se voi spostate l'immagine, per esempio questa qui, l'immagine che è stata su cui è fatto il baking per l'UV map nuovo e la mettiamo nella sfera che aveva l'UV map diverso, vedete che in realtà non fa delle cose un pochino strane, cioè non è proprio lo stesso effetto. Adesso qui si nota un po' pochino, ma comunque il concetto è che ogni immagine beccata, cioè cotta praticamente per una certa UV map, può essere messa soltanto nella nella sfera, insomma nel modello da cui è partita, altrimenti non funziona. Questa qui è la sfera con la seconda UV map, dunque questa qui se la mettiamo qua. Ah ok, proprio l'UV map era sbagliato. Ok, allora diciamo che sugli node editor e sull'UV map eccetera ci sarebbero ancora un po' di cose da dire. Adesso abbiamo soltanto grattato la superficie dei node editor, dei cycles. In realtà ci sono cose molto più interessanti, però se fate comunque un po' di prove, magari più che con le sfere, anche con degli oggetti meno banali, diciamo che con dei tori, ad esempio degli anelli, potete già ottenere dei risultati interessanti anche qui in Second Life. Credo che ci rivedremo comunque per altre lezioni di Blender nei prossimi mesi. Adesso per qualche settimana comunque ci sarà un pochino di pausa. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito questo primo corso introduttorio. Ricordo che sono 8 puntate, 4 di modellazione e 4 di texturing, il texturing fatto in cycles. Quindi se non le avete viste, guardatevi le altre 7. È tutto, buona serata e grazie per avermi seguito.